Buonasera a tutti, buonasera, prendete posto, grazie. Buonasera a tutti e benvenuti alla sede Faccio Grifoni, sede della Fondazione Castello di Risparmio. È una bella serata stasera, vedo tanto perché la sala è piena e mi fa piacere perché ultimamente, nonostante l'estate, nonostante, infatti che oggi si sta meglio, è piovuto, perché, però vedo che tutte queste convegni, conferenze che vengono fatte ultimamente sia direttamente dalla fondazione che da altri istituti, la sala è sempre piena e quindi vuol dire che c'è un interesse veramente per queste cose cosiddette culturali. Bene, per me è veramente un onore perché è un cammino fatto negli ultimi anni, quando io vi ripeto sempre qui, dico sempre un po' le solite cose, ma magari lo dico per chi è la prima volta che viene, è un po' il percorso che abbiamo fatto qui alla Fondazione di rendere disponibile il palazzo e la sede a tutto ciò che è cultura. E in questo ambito, questa serata è ancora, diciamo, un fiore all'occhiello perché dimostra, se ce ne fosse stato bisogno, la vicinanza, il rapporto stretto, mi sembra ultimamente ancora più stretto, tra la Fondazione e l'Accademia delle Hotelerie. Quindi già l'Accademia delle Hotelerie sono venuti qui in Palazzo Grifoni anche per la loro assemblea, per la presentazione del bilancio, e questo non può fare che piacere. Io vorrei soltanto leggere due righe che ho scritto qui alla presentazione, per la presentazione del libro. Leggo questa parte e poi ho concluso. Ma chi sono gli hotelletti? Gli hotelletti sono degli uomini di buona volontà che perseguono un buon fine ed in origine avevano, come ancora oggi hanno, come scopo primario sviluppare e diffondere la cultura toscana nel mondo attraverso il sapere scientifico e gli studi legati allo sviluppo dell'agricoltura e del patrimonio letterario. Mi rifletto un po'. Si colloca in questo contesto anche la nascita della Casa di Risparmio di San Miniato. Fu infatti all'interno delle tornate dell'Accademia degli Hotelletti, sulla scia delle stesse istanze che avevano portato alla fondazione della Casa di Risparmio di Firenze, che venne concepito il progetto di dare vita anche a San Miniato ad una Casa di Risparmio affiliata a quella fiorentina. Firmatari dell'iniziativa furono l'allora segretario dell'Accademia degli Hotelletti, il canonico Torello Pirazzi, che poi sarebbe divenuto vescovo di San Miniato, ed altri accademici, Don Faroniere Nobile Baldassarre Anzaldi, il nobile Dario Mercati, l'avvocato Maurizio Albi Maccarati. Da allora, la Casa di Risparmio prima, la Fondazione successivamente, sempre sono state accanto all'Accademia delle Hotelletti, vero laboratorio della cultura in ogni sua declinazione. Ne hanno condiviso i principi, le idee fondanti, non facendo mai mancare il sostegno finanziario alla sua attività, con la convinzione che, come allora, tanto più oggi, solo la conoscenza e la divulgazione del sapere costituiscono il nostro vero e insostituibile patrimonio. Grazie a tutti. Grazie al commendator Antonio Guicciardini Salini per l'ospitalità
per la concessione della sala, per l'ospitalità, e grazie anche e soprattutto per l'aiuto, per la collaborazione, per la realizzazione di questo volume e anche delle iniziative che andremo poi a esporre al termine di questa presentazione. Intanto io continuerei con i saluti e invito il nostro vescovo, il Monsignor Giovanni Paccosi, per un saluto. Buonasera, diciamo, io ho conosciuto questa realtà dell'Accademia di Otereti qualche anno fa, sapevo che esisteva in San Miniato, ma adesso ne sono anche membro onorario grazie all'invito che mi hanno fatto gli accademici, e la sento particolarmente importante, un'istituzione nella città di San Miniato, ma della diocesi intera, in quanto un'istituzione di questo tipo ha una storia gloriosa, ma che è viva attualmente e che continua a pubblicare i suoi bollettini, a mettere in dialogo mondi culturali, la scienza, l'arte, la letteratura, che nella cultura contemporanea spesso invece si vanno sempre più frammentando. Credo che abbia un compito veramente importante, perché appunto mentre ci si specializza sempre di più in aspetti sempre più particolari e sembra quasi difficile cercare un bandolo comune di tutta questa gran cassa del conoscere, e la conoscenza diventa anche grazie ai mezzi di comunicazione sociale molto spesso una conoscenza non verificata, non comprovata, e quindi alla fine questa superficialità che spesso domina rende anche più difficile avvicinarsi alla ricerca vera della verità delle cose, della costruzione critica anche del conoscere. Invece appunto l'Accademia ha questa, credo, questa funzione grande di uscire da questa mentalità un po' da Biblioteca di Babele di Borges, non so se conoscete il racconto, in cui si immagina un mondo fatto da un'immensa biblioteca in cui ci sono innumerevoli libri disposti sempre nello stesso modo, tutti con 410 pagine, in ogni pagina ci sono 40 righe, in ogni riga 80 lettere, prese a caso. Non si riesce a capire, nessuno riesce a capire il senso neanche di una parola. Invece appunto che dal confronto fra i vari metodi del conoscere si possa arrivare alla ricerca comune della verità, in cui nel dialogo si cresce insieme, è proprio un'immagine di quello che può essere la società, dove nella diversità però si riconosce non una opposizione ma una possibilità di accrescimento della propria conoscenza. È come se il mondo in cui noi entriamo e che dobbiamo conoscere fosse una grande montagna in cui ognuno, dal punto di vista in cui si trova, vede una via d'accesso, un aspetto, ma la conoscenza totale senza questo dialogo non la possiamo avere. Invece nel confronto diventa un interesse sempre più grande, una possibilità di capire di più il mondo e noi stessi. In questo senso è veramente anche un altro, un personaggio di cui anche di lui facciamo quest'anno il centenario della nascita, cioè Don Lorenzo Milani, quando nella sua passione di comunicare, di far crescere nei ragazzi che aveva davanti, erano ragazzi privi di qualunque strumento culturale, e voleva far crescere in loro l'interesse per conoscere, mise, come sappiamo, nella scuolina di Barbiana quel cartello scritto I care, e mi interessa perché tutto interessa, e questo è proprio uno degli aspetti insieme alla libertà, è uno degli aspetti
dell'ideale dell'Accademia, no? Questa apertura a 360 gradi sulla realtà per conoscere attraverso la conoscenza, giungere se possibile o camminare verso la verità. Quindi credo che questo compito oggi sia forse ancora più importante che in passato, perché può aiutare anche i più giovani a riconoscere che in mezzo appunto alla matassa della realtà che si presenta tante volte aggrovigliata, si può scoprire dei fili, delle strade per cui poter rispettare l'altro e insieme camminare verso una meta comune, che poi è la condizione del rispetto, della pace, della passione per i diritti degli altri. Quindi io vi ringrazio moltissimo, anche questo volume è un po' scorso, veramente interessantissimo, e spero anche, se sono onorario, di fare qualcosa anch'io come socio dentro l'Accademia. Senz'altro, eccellenza, e avremo occasione appunto di collaborare strettamente. Andiamo avanti con i saluti e invito il sindaco, il sindaco Simone Giglioli. Grazie Presidente, Presidente dell'Accademia degli Ortoledi, poi Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, per aver messo a disposizione questa sala e poi anche aver finanziato l'opera. E oggi il Comune di San Miniato è senz'altro orgoglioso di questa ricorrenza e di poter festeggiare il bicentenario della nascita dell'Accademia, fondata appunto nel 1822 ed erede di tante di altre più antiche accademie cittadine. Sono anch'io orgoglioso, come diceva Sua Eccellenza prima, onorato di farne parte come socio onorario dal 2019 in maniera del tutto immeritata, ecco, lo dico subito, ma ne sono felice. Il rapporto tra l'Accademia e gli Ortoledi, la città di San Miniato, il suo comune, è consolidato e proficuo da sempre, perché nel Palazzo Comunale per molti anni vi è stata la sede di questa istituzione. La soddisfazione anche più grande è che i legami tra l'Accademia della città e l'amministrazione della città sia restato forte e vivo per due secoli. Per questi due secoli, grazie al lavoro, alla ricerca, al sapore, al sapere, alla curiosità degli accademici che si sono saputi intrecciare nel tempo con tutte le istituzioni seminiatese, come riprendeva anche il Presidente Vicentino, e da quelle economiche e quelle religiose, da quelle politiche a quelle associative, come dimostra e sottolinea la bellissima pubblicazione ricca e molto ben curata che oggi appunto abbiamo tutti piacere di presentare, una pubblicazione appunto realizzata grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio, che ringrazio anch'io e di cui oggi siamo ospiti, e anche la cui storia appunto è profondamente legata con quella della Cassa di Risparmio, poi diciamo le sue evoluzioni sono state successive. E poi per arrivare anche a tempi più storicamente recenti, fa piacere ricordare oggi e anche in questa sede l'illustre presidente dell'Accademia, che è il professor Dimpolotti, che senz'altro ha saputo essere, anche dopo la sua scomparsa, espressione esemplare di questo positivo intreccio culturale e spirituale tra le tante ricche realtà cittadine. E non c'è manifestazione, non c'è istituzione saminiatese che non ne porti i segni. E i segni, e si può dire che tutti questi segni sono anche cresciuti. Non mi resta che dare appuntamento alle future generazioni che, grazie agli Ortoledi di ieri, agli Ortoledi di oggi, festeggeranno tra 100 anni il terzo secolo. Non so se mi sarò, lo dico subito. Anche lo dico anche per voi, ecco, lo dico.
con la speranza che anche i Saminiatesi di domani, quelli che verranno negli anni futuri appunto, restino sempre persone libere e volenterose, libere e senza briglie e sempre dedicate al bello, all'indagine, all'approfondimento scientifico, letterario, artistico e poetico, e che continuino con estro e dedizione a dare pregio e progresso alla nostra città e a tutto il suo territorio. Questo è l'augurio che mi sento di fare per le generazioni future e per gli utenti appunto futuri. Grazie. Grazie al Sindaco, e adesso io volevo ringraziare anche le autorità militari della presenza, il Capitano della Guardia di Finanza, dottoressa Rosangela Di Lecce, e il Capitano Daini. Chiedo, non so se infrango qualche regola, ma se volessero fare un saluto. Bene, grazie. Grazie di essere presenti. Allora, siamo, come dimostra anche la proiezione qui del logo dell'Accademia, modificato con il rosso per mettere in evidenza i 200 anni. Siamo a festeggiare, a ricordare i 200 anni di vita dell'Accademia degli Eucleti, nata nell'ottobre del 1822. Intanto un altro ringraziamento è quello a tutti voi, che siete presenti così numerosi, che siete presenti in un giorno in cui si aveva molta paura perché il venerdì 30 giugno molti vanno al mare, quindi non si sapeva bene. Però abbiamo voluto mantenere questa data per la presentazione del volume, che è la prima delle iniziative che diciamo abbiamo messo su e stiamo mettendo su per festeggiare questi 200 anni. Un ringraziamento mi sento così di farvi, perché se siamo a 200 bisogna ringraziare anche tutti gli eucleti che dal 1822 hanno, come dire, ci hanno consentito di arrivare a questo importante traguardo, dandoci anche la responsabilità noi, diciamo, agli eucleti di oggi, di continuare sul loro esempio, e hanno fatto cose molto importanti, per cui sarà insomma molto impegnativo mantenere questo esempio e questo livello. Due presidenti che mi hanno preceduto, uno è in sala, è il professor Riccardo Gucci, presidente nei primi anni 2000, e l'altro che speravamo di avere qui con noi, il professor Renzo Gamucci, al quale mandiamo un saluto, che hanno contribuito appunto a poter arrivare a questo 2022, con l'anno che si estende anche al 23. Che cos'è l'Accademia degli Eucleti? O perlomeno non la faccio lunga, nel senso, a San Miniato tutti abbiamo questo nome nelle orecchie. Accademia degli Eucleti, gli Eucleti, tutti sanno che c'è, magari molti ci chiediamo e si chiedono che cosa vuol dire Eucleti, è un po' strano, eccetera, però continua la sua attività. Per molti anni, come diceva il Sindaco,
ha avuto sede anche in locali del comune. Dagli anni 80 è nella sede di Palazzo Migliorati in piazza 20 Settembre. L'Accademia è conosciuta perché pubblica un bollettino annuale che tutti abbiamo nelle case, che tutti sfogliamo, perché ci sono notizie di storia, di lettere, scienze, arti che riguardano il territorio e che piano piano si è allargato dal nostro territorio alla Toscana. Ci sono tutti diciamo, se guardiamo i numeri vecchi, iniziata la pubblicazione del bollettino nel 1919, e quindi ci sono tanti studi, tanti aggiornamenti per le cose, appunto, per gli studi del territorio. Cosa hanno fatto? Io dico solamente qualche cosa. Il presidente Guicciardini ha accennato alla fondazione della Cassa di Risparmio di San Miniato nel 1830. Pensiamo alla forza di questo gruppo di intellettuali, di nobili, che appunto apre uno sportello bancario che poi diventa quello che storicamente è diventato e che oggi è la Fondazione Cassa di Risparmio. Poi la società tipografica, cioè porta a San Miniato la tipografia, e lì da titolare a allievo, diciamo, a chi imparava il mestiere, sono arrivate le tipografie di oggi, da Palagini, Bongi, alcune hanno chiuso, altre resistono ancora, e poi tante altre cose. Comunque la presentazione del volume è affidata, come abbiamo annunciato, al professor Vincenzini dell'Accademia dei Geografi di Firenze. Ecco, il volume, come abbiamo già detto, è stato reso possibile grazie alla sensibilità della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e del suo presidente Antonio Guicciardini Salini, ai quali da parte di tutto il Consiglio vanno i ringraziamenti. Voglio ringraziare anche, prima di passargli la parola, il professor Massimo Vincenzini. Va il nostro ringraziamento da parte di tutto il Consiglio Direttivo, e va un ringraziamento anche doppio. Perché? Perché ha trovato il modo e il tempo di essere presente e di presentare appunto il volume proprio nel momento in cui ricorrono i 30 anni dall'attentato di Via dei Georgofili. Quindi grazie al professore per essere qui con noi, per aver accettato il nostro invito, e le passo la parola. Solo una cosa, scusate, il presidente Eugenio Gianni è in viaggio, sta ritardando un po', e il suo intervento lo farà appena sarà arrivato. Grazie. Ringrazio il presidente Macchi, ma ringrazio tutti voi per essere così numerosi presenti in questo caldo giorno, ultimo giorno di giugno, malgrado la pioggia di questa mattina. Davvero grazie, sono onorato, a dire la verità, di essere qui, onorato per tanti motivi. Intanto è un'occasione importantissima. I 200 anni di storia di un'accademia sono al tempo stesso un traguardo importantissimo e un punto di partenza altrettanto importante, perché sulle spalle si hanno le responsabilità che derivano dalla storia. E questo è un fardello che non è facile portare. Io
rappresento, è un privilegio di rappresentare un'accademia antica, non più di questa, l'Accademia dei Gerdoni. E quando fui eletto, io non ho avvertito il peso della storia, a dire: ma è possibile? Ora mi dovrò inventare qualcosa, perché non può essere che l'Accademia dopo 270 anni cessi con me. Non posso certo passare alla storia come il presidente che in qualche modo non è stato capace di mantenere in vita l'Accademia. Quindi è un punto di partenza, proprio perché c'è la storia alle spalle, un punto di partenza importante. Poi sono onorato perché è un segno di amicizia con la vicina Accademia dei Gerdoni. Poi ci tornerò su questo argomento. E poi è un onore perché le accademie svolgono un ruolo importante anche loro. Non sono università, ma io direi che sono forse più importanti delle università. Sono luoghi di cultura, attivati in qualche modo da pochi eruditi inizialmente. Erano 7 i primi autoreti, erano 18 i primi geografi, quindi un piccolo gruppo di persone colte, magari che si riunivano a casa di qualcuno e decidevano di fare qualcosa per la città. I geografi di fare qualcosa per l'agricoltura, poi sembrava un pochino più detto, ma persone colte, disinteressate, che hanno deciso di impiegare il tempo e il loro sapere, la loro competenza a beneficio di tutti. Guardate che è un'azione importantissima e nel nostro paese di accademie in qualche modo ce ne sono tante. Questa storia è estremamente frammentata, ce ne sono tante che hanno le caratteristiche proprio magari come questa iniziale degli uteleti, che hanno un'impronta di tipo generalista. Ecco allora che cercano di coinvolgere tutta la cittadinanza. Altro punto di riflessione: come si fa a diventare accademici? Non c'è una domanda, non è che uno fa domanda e diventa accademico. Come si fa per aderire a un club, a un sodalizio, qualunque? No. In qualche modo si diventa accademici per cooptazione degli accademici già in carica, diciamo così, già nominati. E il meccanismo della cooptazione è veramente un elemento importante. Elemento che sottolineò in un bellissimo capitolo il nostro primo presidente eletto da parte del Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, il quale nel 1954-55 raccolse tutta una serie di articoli che aveva fatto e li raccolse in un documento introvabile, fortunato che ce l'ha, dal titolo Prediche inutili. Perché sono tutte quelle cose che lui aveva scritto per cercare di stimolare, perché poi non rimase sterile. La prima di questi articoli è Conoscere per deliberare, ed era una lezione, un articolo rivolto ai parlamentari suoi, a dire: ma per prendere delle decisioni volete prima cercare di capire ciò su cui andrete a deliberare? Tra le tante articoli, una raccolta ma veramente piacevolissimo, come dico da leggere, c'è una dove parla proprio del meccanismo della cooptazione nelle accademie. Luigi Einaudi riteneva il patrimonio delle accademie importantissimo. Non rilasciano titoli, ma hanno un ruolo civile unico. Persone colte che mettono a disposizione il proprio capire, il proprio sapere, per coinvolgere la cittadinanza. E allora degli accademici che si sentono nominati in un'accademia da cooptati
devono in qualche modo sentirsi onorati di questo e ricambiare l'onore che gli è stato fatto impegnandosi tanto al punto da lasciare qualche cosa che poi fa storia. Questo è il meccanismo. Ecco, tutte queste cose che vengono affrontate mi rendono profondamente onorato di quanto avete fatto e invitandomi a presentare questo volume. E vengo, qui sono appuntato un sacco, tanto dichiaro subito che l'ho letto tutto. È un anno per l'Accademia che presiedo veramente impegnativo, poi c'è molta attività, ma poi avevamo questo, chiamiamolo anniversario tragico, dei 30 anni dall'attentato e dalla strage di via dei Giorgofi. È un qualcosa che ha colpito tutti, è qualcosa che non solo i fiorentini o i toscani, ha colpito un po' tutto il mondo, veniva ad essere colpita un'istituzione culturale e in questo attentato morivano 5 persone. Le 4 persone che facevano parte della famiglia della custode dell'Accademia, che viveva all'ultimo piano in cima sulla Torre dei Gucci, e uno studente, Capolicchio, che viveva in un appartamento proprio di fronte alla stretta via dei Giorgofi. 27 maggio del 1993, avrete letto, non c'è stato quotidiano nell'edizione fiorentina o toscana che non abbia ricordato l'evento. Credo che tutti voi abbiate letto articoli su articoli, cominciati già diversi giorni prima del giorno. Due testate nazionali importanti, quali la Repubblica e la Nazione, UN, hanno anche regalato il giorno 26 maggio uno e 25 maggio l'altro un volume di ricordo fatto di immagini, e tutti in qualche modo hanno sottolineato la gravità dell'atto stesso. Il nostro Presidente della Repubblica è intervenuto il 26 maggio ad un convegno che è stato organizzato presso il Tribunale di Firenze. In qualche modo è stata data importanza alle indagini, ma l'aspetto delle indagini è uno degli aspetti che stanno dietro a questa vicenda. Io con l'occasione ho rilasciato non soltanto interviste, però ho cercato di invece battere il tasto su due altri aspetti che ritengo più importanti della conclusione delle indagini, malgrado Matteo Messina Denaro sia stato arrestato all'inizio dell'anno. E i due punti importanti, ecco, l'importanza delle accademie, un luogo di cultura. Il primo, il volontariato. Questa energia enorme che in modo particolare i giovani, ma tutte le persone di ogni età, di qualunque genere, anche fuori di Firenze, hanno sentito il bisogno di darsi da fare per intervenire, per spostare una macerie, per recuperare un libro, per trasferire i libri che venivano, le pagine che venivano recuperati e che non è salone dei vicini Uffizi. Quindi questo moto enorme, gigantesco di solidarietà che si è manifestato in maniera concreta, importante, e non è terminata 24 ore dopo o una settimana dopo, è andata avanti per mesi questa dimostrazione di solidarietà tangibile, concreta. Il secondo, mi chiedo perché non riusciamo in qualche modo ad attivarla questa energia. Se c'è ed esce fuori in un momento tragico, perché non possiamo tirarla fuori in un momento di pace? Perché non
utilizzare la pace per costruire qualcosa. Questo è un elemento culturale. Dobbiamo impegnarci tutti per propagandare cultura. Il secondo elemento, sto uscendo anche da quello che mi ero proposto, ma poi arrivo al volume, ma è tutto... quando l'Accademia fu distrutta, la torre di bomba incidentale, quello che non fece la bomba fu fatto dall'acqua che i vigili del fuoco, per carità non è una critica, ma usarono per spegnere i vari incendi che erano scoppiati lì sopra il macello. E l'acqua con i libri non va molto d'accordo. Fatto sta che le operazioni di recupero sono state difficili, lente, qualche cosa è andato distrutto. Chi avrebbe scommesso un centesimo sulla capacità di ricostruirla e di ripartire come attività? Nessuno. Vi immaginate voi trovare le risorse per ricostruire una torre medievale, per rilanciare un'attività? E forse nessuno avrebbe criticato i geofili per in qualche modo se avessero posto fine al loro sodalizio. E invece, in meno di 3 anni, poco più di 2 anni e mezzo, l'Accademia è nata. Il presidente di allora, Franco Scaramuzzi, riuscì in qualche modo a convogliare, a coordinare tutto quel moto di volontariato e di solidarietà per la ricostruzione, coinvolse enti e strutture, e nel marzo del 96 l'Accademia fu ricostruita e ha gettato sempre Scaramuzzi le basi per renderla più attiva di prima. Ecco la risposta civile della cultura. La cultura non si abbatte mica con una bomba. Qualunque ne sia la potenza, può far crollare le cose, può togliere la vita a delle persone grandi e piccole, ma non può abbattere la cultura. Allora mettiamo insieme cultura, le accademie, e mettiamo insieme quell'energia che è un'energia civile, che si avvede alla cultura, sa riconoscere i luoghi della cultura. Ed ecco fatto che alle accademie si spiana una quantità di attività incredibile. La responsabilità sarà tanto maggiore quanto più antica è l'accademia, e voi tutti, in qualche modo con 200 anni alle spalle, avete una bella responsabilità, come dal qui vicino i geofili hanno lavoro. Quindi hanno davvero un lavoro al presidente Luca Macchi, ma potendo contare su tanti eutelici, io non ho dubbi che saprete fare ancora di più e ancora meglio. Ho terminato di parlare di queste cose e vengo al motivo per cui sono stato invitato questo pomeriggio di presentare questa pubblicazione. E ripeto che ho detto tutto. Mi sono appuntato qualche punto di riflessione, no? Oltre 200 pagine, non è facile. Uomini di buona volontà che perseguono un fine buono, liberi da ogni costrizione. Con queste parole il vescovo insaminato, Sua Eccellenza Giovanni Paposi, riassume il senso del nome e dello stemma dell'Accademia degli Oteletti. E con queste parole si apre il volume del Consiglio Direttivo dell'Accademia, accurato per celebrare i 200 anni di vita e attività di questa storica istituzione. In effetti la pubblicazione è dalla...
In effetti, la pubblicazione, la pregevolissima Veste Grafica, credo che ne avete tutti una copia, ripercorre la storia dell'Accademia a partire dalla sua fondazione nell'inverno del 1822, senza però dimenticare che l'Accademia può ben ritenersi erede culturale di almeno due altre antiche accademie, samminatesi, quella degli Affidati e quella dei Rinati. Della prima è certa la nascita, 1644, e ne testimoniano l'esistenza tre documenti ufficiali. Della seconda, come ricorda il capitolo del consigliere di Bartolo, esiste un solo documento ufficiale. Documenti tutti importanti, preziosi, ma insufficienti per tracciare una vera e propria storia di queste istituzioni che hanno preceduto gli Ottocenti. In ogni caso è certo che il 6 novembre del 1822 si tenne la prima adunanza pubblica, ove furono ufficializzate le cariche sociali della società scientifico-letteraria degli Eucereti in Samignano, decise dal Consiglio direttivo la settimana precedente, con il canonico precista e poeta Pietro Bagnoli designato primo presidente. Nacque quindi l'Accademia degli Eucereti. Accademia, come ho già ricordato, di stampo generalista, con una denominazione che, come riporta il consigliere Rimandi nel suo primo capitolo, riflette il tratto identitario e al tempo stesso programmatico dell'Accademia, i cui membri si riconoscono nel neologismo eutereti, ovvero uomini forniti di buona volontà, rappresentati dallo stemma raffigurante un cavallo che corre verso la meta e la scritta Akentetos Ferenikos, con esplicito riferimento al destriere dell'antichità Ferenico, sempre vittorioso senza bisogno di sprone e spero. L'interpretazione del consigliere Fumagli per esplicitare il significato di quel di buona volontà accostato al destriero che risulta vincitore senza influenze esterne è convincente e, almeno a mio parere, oggi assolutamente condivisibile. Gli Eucereti sono coloro che si propongono di aumentare e diffondere una conoscenza libera e conseguentemente una libertà derivante dalla conoscenza. Conoscenza senza vincoli pregiudizievoli e libertà di pensiero. Come non riconoscere a questa miscela di principi un ruolo propulsivo per uno sviluppo economico, culturale, sociale? Indubbiamente, il piccolo gruppo di soci fondatori, certamente persone erudite provenienti dal mondo ecclesiastico e da quello laico, aveva intuito quali dovessero essere gli elementi per avviare nella città di San Miniato un percorso culturale capace di sostenere quello che probabilmente oggi chiameremo sviluppo sostenibile. Ma i tempi non erano certo maturi per una visione di questo tipo. Ciononostante, deve essere riconosciuto che l'alto impegno civico che caratterizzò fin dall'inizio l'attività degli accademici, interessati in primis al patrimonio artistico, letterario, archeologico ed architettonico della propria città, ma ben presto capaci di aprirsi a tematiche più pratiche, quali quelle attinenti all'agricoltura e la produttività dei terreni agricoli. Non è certamente casuale, quindi, che nei due secoli trascorsi, pur attraversando periodi di silenzio e momenti di difficoltà legati principalmente alla mancanza di una sede adeguata, l'Accademia sia stata protagonista attiva nella vita culturale, economica, sociale e politica della città, fornendo un contributo decisivo per il suo progresso
prima e dopo l'Unità d'Italia. Gli argomenti trattati nelle sedute sociali erano e sono effettivamente assai variegati, spaziando dalla letteratura alla politica e alla teologia, dall'economia all'agricoltura, dalle scienze naturali alla filosofia. Rinunciando volutamente a presentare un riassunto della pubblicazione celebrativa del bicentenario, pubblicazione che merita sicuramente di essere letta per intero da parte di un pubblico vasto, mi limito a segnalare alcuni aspetti che mi sono apparsi particolarmente significativi, anche in considerazione del ruolo che svolgo come presidente della vicina Accademia dei Geografi, nata a Firenze nel 1753 con il dichiarato intento di portare a perfezione l'arte tanto giovevole della toscana coltivazione. Risulta quindi evidente come, diversamente dall'Accademia degli Otreti, accademia di tipo generalista, quella dei Geografi sia nata come accademia specialistica, dedita fin dalla sua fondazione al progresso dell'agricoltura in senso lato. Malgrado l'evidente diversità di scopo, gli Otreti, come ci ricorda il Bartolo nel capitolo relativo alla storia dell'Accademia dal 22 al 67, sempre del 1800, ebbero sin dagli esordi, una certa comunanza di interesse e di intenti con i Geografi. Verosimilmente, la figura chiave a favorire quella che successivamente sarebbe diventata una sorta di sorellanza tra i due accademi è quella del parroco sanminatese Giovan Battista Lambrischi, nato e vissuto prima della nascita degli Otreti, ma noto per la sua opera divulgatrice di precetti agricoli, di cui aveva acquisito esperienza diretta nei terreni collinari della sua parrocchia, la chiesa di Sant'Angelo a Montorso, sulla strada che da San Miniato scende verso Empoli. Nel 1775 il parroco pubblicò a Firenze il volume dal titolo Saggi di agricoltura di un parroco sanminatese, volume che attirò subito l'interesse dei Geografi, a tal punto che nello stesso anno il Lambrischi fu nominato Geografo. La fama di Lambrischi non è certamente sfuggita alla Leonata Accademia degli Otreti, che, come già ricordato, iniziarono presto ad interessarsi anche di tematiche di interesse agrario, tanto più che alcuni Otreti erano anche Geografi. Tra i personaggi che potevano vantare l'appartenenza ad entrambe le accademie è certamente da ricordare il marchese Cosimo Ridolfi, geografo dal 1813 ed euteleta dal 1822, fondatore nel 1827 insieme a Giovan Pietro Viesse e Raffaello Lambruschini del giornale agrario toscano. Più altre cose su Cosimo Ridolfi si potrebbe fare, non un convegno, ma la settimana di interventi e relazioni. Non è oggi il momento opportuno. In tempi decisamente più recenti, la sorellanza tra i due accademie si è arricchita di un'iniziativa che ha posto l'attenzione sulle donne accademiche dell'una o dell'altra associazione. I Geografi nel 2019 hanno realizzato una mostra in rete dal titolo Riconoscere il merito, superare i pregiudizi. Scienziate ai Geografi 1753-1911, curata dall'euteleta e geografico Daniele Vergari con Davide Fiorino, collaboratore dipendente dell'Accademia Fiorentina. Alle donne operete in questo volume celebrativo è dedicato un intero capitolo, curato dal consigliere Di Bartolo, e dal titolo
donne accademiche nei primi 100 anni di vita delle donne. Entrambe le iniziative non riguardano il tema della parità di genere, ma piuttosto quello dell'impatto femminile nel mondo della cultura in generale e della scienza in particolare. In un periodo storico, questo lo dobbiamo ricordare, in cui alle donne non era consentito l'accesso a corsi di studio superiori. Solo per la precisione storica. La prima donna geografica eletta nell'assemblea del 29 gennaio 1812, quindi 60 anni dopo la fondazione dell'Accademia, è stata la marchesa Teresa Paveri Inverer, autrice di un volume pubblicato anonimo sul procedimento per ottenere zucchero dall'uva. La prima donna accettata dall'Accademia degli Oteletti, tenutasi a meno di un anno dalla fondazione, il 9 gennaio del 1823, fu Teresa Cambiani Barbezzi, intellettuale bolognese di origine fiorentina. Correttamente, il consigliere Di Bartolo segnala come gli Oteletti siano stati più precoci dei geografici nell'inserire studiose e donne di cultura all'interno del proprio sodalizio. I geografici hanno impiegato 60 anni a chiamare la prima e gli Oteletti neanche un anno. Da parte mia sento di dover attribuire il merito della precocità degli Oteletti al loro primo presidente, Pietro Magnoni, sotto la cui presidenza fu ammessa l'intera rappresentanza femminile del primo secolo di vita degli Oteletti. Indubbiamente, proponendo fin dall'inizio della storia dell'Accademia la missione di figure femminili per gli Oteletti, il presidente Bagnoli dimostrò grande sensibilità e attenzione, oltre a un certo coraggio, nel riconoscere il livello culturale di personaggi dell'epoca indipendentemente dal loro genere. Tuttavia, preso atto che tutte le nuove accademiche erano, parlo degli Oteletti, erano letterate o poetesse o scrittrici di opere morali e pedagogiche, sorprende la mancanza di figure femminili dedicate alle scienze naturali in un periodo in cui si andava consolidando la fiducia nella scienza. L'ultimo aspetto che considero significativo e desidero segnalare riguarda la vitalità dell'Accademia, espressa attraverso la propria attività editoriale, finalizzata non solo a lasciare testimonianza degli argomenti approfonditi e delle tematiche dibattute, ma anche, e direi soprattutto, per diffondere le conoscenze di cui gli accademici sono preziosi portatori. Gli Oteletti, decidendo di pubblicare un loro bollettino, giunto ormai in vista del primo secolo di vita, hanno dato prova di una vitalità non comune e di ampia portata. Giustamente, in questo volume celebrativo, ampio spazio è dedicato ai vari ambiti di cui il bollettino si occupa, e che nel loro insieme hanno sicuramente svolto un ruolo determinante nel fornire importanti elementi di identità e di appartenenza per il loro. Avviandomi alla conclusione, vorrei aggiungere un ricordo personale riguardante Di Volotti, presidente di questo sodalizio dal 1980 al 1989, e dal quale, in questo volume, è dedicato un breve capitolo biografico a firma dell'attuale presidente Luca Macchi. Livo è stato anche socio e accademico onorario dell'Accademia Italiana della Cucina, membro della delegazione di Empoli, di cui io sono delegato dal 2018. Nel 2019, in occasione del 30° anniversario della fondazione della delegazione di Empoli,
coincidente con il decennale della scomparsa di Vivo, la delegazione ambolese ha voluto dedicare un omaggio alla memoria del noto artista sanguinatese, realizzando un monumento contenente la riproduzione di 55 disegni di Vivo, tutti realizzati in occasione delle conviviali cui lui ha partecipato sempre insieme all'amatissima moglie Giuseppina dal 1991 al 2002. E sono lieto di lasciare alcune copie di questo monumento affinché possiate tutti apprezzare in un aspetto forse meno noto del vostro famoso presidente. A conclusione di questo intervento di presentazione del volume, posso affermare senza esitazione che il volume è stato egregiamente pensato e strutturato, riuscendo pienamente ad accompagnare il lettore lungo tutto il percorso storico dell'Accademia degli Fiorenti, contrassegnato da momenti particolarmente significativi, tutti rappresentati in specifici capitoli, sempre ottimamente documentati, istruttivi e di facile lettura, con ottima scelta delle illustrazioni. Direi un volume da leggere e da conservare. Aiuterei i presenti e a quelli che non ci sono, ringraziandovi, voglio confermare la vicinanza dell'Accademia dei geografi che rappresento e la viva speranza che presto si possano magari realizzare iniziative o percorsi culturali comuni e condivisi. Vi ringrazio per l'attenzione e buon bicentenario. Per questa accuratissima come dire, analisi di questa pubblicazione. Grazie, grazie davvero. E adesso inviterei il Presidente della Regione Toscana, Sergio Giani, ad un intervento, ad un saluto. Grazie Luca, ti ringrazio sia per avermi invitato in questa occasione, sia per avermi chiesto per il volume una breve espressione di prefazione. E io ritengo che davvero sia un momento molto importante quello di oggi, perché la presentazione del volume che naturalmente si riferisce ai 200 anni dell'Accademia degli Fiorenti, che dal 1822 al 2022 appunto parla di 200 anni, ma giusto il volume è l'occasione, diciamo, di ricorrenza impostata quest'anno, perché purtroppo la pandemia ci ha costretto a far slittare e a ritrovare solo nei momenti di massima apertura, senza la mascherina, senza il distanziamento sociale, senza una presentazione di libro a cui ci siamo potuti trovare una serie sì, una serie no. Quindi sono le occasioni. Quindi noi viviamo i 200 anni di una delle istituzioni più prestigiose che vale la pena, davvero le parole di Vincenzini sono state molto significative, considerare una delle istituzioni culturali più importanti nella nostra Toscana, una delle istituzioni culturali più importanti che si inserisce nel contesto dell'Italia, delle accademie, della Toscana, delle accademie. Veniva nel bellissimo saggio che Alexander Di Bartolo ci porta nel primo periodo, quello dei primi 40-50 anni dell'Accademia, riferirsi al fatto che nel libro che ci porta a condurre per le Accademie in Italia dal 1926 al 1930, le Accademie vengono identificate in più di 2000. E le Accademie che riportano a quel senso della cultura greca che le illustra come centri di
cultura che vanno oltre il senso dell'università, sono particolarmente vive in Toscana, perché in Toscana sostanzialmente cosa accade? Accade un processo per cui Lorenzo il Magnifico, l'uomo dell'umanesimo, l'uomo del Rinascimento, fa in quel caso come signore di Firenze, la signoria di Firenze in quella fase, nella seconda metà del 400, è già sostanzialmente quello che è l'equivalenza di sei province toscane di oggi, Pisa, Livorno, Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, il territorio della signoria fiorentina che trova protagonista Lorenzo nel guidare i grandi artisti, letterati, poeti, filosofi, a dare un senso di identità che è già il nucleo dell'identità della Toscana, che nel secolo successivo diventerà l'identità del Granducato di Toscana, quando con il 1555 il Ducato di Siena si unirà a quello di Firenze nella guerra che porterà appunto a scontrarsi Spagna e Francia nel nostro territorio e a unire sotto Cosimo I quello che è circa il 90% della Toscana di oggi, ma nel periodo in cui ancora Lorenzo è il signore di questo territorio che coincide sostanzialmente con il bacino della Valle dell'Arno, la scelta è quella di fare un'unica università e quindi lo Studium Fiorentinum del 1321 vive la sua storia fino al 1473 quando 550 anni fa tutto viene unito nell'Università di Pisa. Del resto è il prezzo che Lorenzo sente deve pagare per far sentire un unico territorio, quello che è la signoria fiorentina, la signoria che opera nelle città e nei territori della Valle dell'Arno, e quindi se ancora in via dello studio noi abbiamo il riferimento toponomastico a quello che era la sede della prima università fiorentina, tutto si scioglie perché tutto si concentra nell'Università di Pisa. È evidente che la scelta di avere un'unica università, fino a quando appunto con la costituzione del Granducato di Toscana le università saranno da un lato Pisa, dall'altro Siena, ma questa scelta porta a far sì che la domanda di cultura in una fase che è quella del Rinascimento e del post-Rinascimento, quando la scienza acquisterà ancora più valore, è evidente che nel territorio che era rappresentato dalla signoria fiorentina e poi dal Ducato di Firenze porta in qualche modo a doversi sfogare e quindi a cercare altre forme di espressione culturale. E appunto sono le accademie, riprendo le parole corrette di Vincenzini, sono accademie specialisti o accademie generaliste. E le accademie in questo caso fioriscono in Toscana, fioriscono in modo molto vivo e fiorisce anche il rapporto con Firenze in un territorio quale quello di Samiato, che non dimentichiamo mai nel percorso culturale dal 1370, quando Samiato entra dopo la battaglia di Cascia, vinta dai fiorentini e illustrata da Michelangelo nel 1368, ecco, dal 1370 Samiato e il Valdarno inferiore entrano nell'influenza di Firenze. E conseguentemente il percorso della cultura che esprime la città della Rocca, città della cultura, è molto proiettata in quello che avviene a Firenze. Così che a Firenze l'università si lascia a Pisa 550 anni fa, pensate che solo nel 1924, nel novembre 1924, Firenze vivrà nuovamente la costituzione dell'università. Con la magnifica rettrice Alessandra Petrucci stiamo impostando diciamo, il centenario il prossimo anno con varie importanti iniziative, ma è evidente che in questa area, non essendoci l'università che acquista il profilo che conosciamo straordinario dell'Università di Pisa, ci si rifugia nelle accademie per dare questa specificità da un lato specialistica, dall'altro generalista. Ecco che
nasce con Lorenzo l'Accademia Platonica, citata nel saggio, affidando nella villa di Careggi a Marsilio Ficino quello che è il senso di Platone, che ogni anno viene ricordato, il 7 di novembre gli viene data la villa più amata da Lorenzo, dove Marsilio Ficino ha a disposizione spazi, ci dorme, ci mangia l'anima, e contemporaneamente la porta ad essere, si cita Calderone, il riferimento di una cultura che si specchia nella cultura greca. Ma contemporaneamente noi abbiamo accanto all'Accademia Platonica il nascere di accademie di grandissimo riferimento, che ancora oggi svolgono una funzione, l'Accademia delle Arti e del Disegno, primo a essere elencato fra i grandi artisti dell'Accademia degli Arti e del Disegno è Michelangelo Buonarroti, che ancora non è a Firenze, che sarà portato da morto nel 1563 e Michelangelo morirà nel 1564, ma è l'operazione per riportare, dopo che per 30 anni per la diffidenza ai medici Michelangelo era stato a Roma, la sua salma a Firenze nel Tempio delle Itali Glorie di Santa Croce, e far vivere con l'Accademia delle Arti e del Disegno il senso più profondo della relazione guidata la figura bellissima che era Giorgio Vasari verso la nostra regione. Ma non è solo arte, ecco, le accademie specialistiche che ci portano nel 600, quando l'arte ha vissuto la sua esplosione nella nostra regione, bellissima del Rinascimento, e che trova un elemento di rientro nell'ordinarietà, usiamo questa espressione, anche se per la Toscana l'ordinarietà non è mai arte, ma nel 600 in Toscana è l'anno della scienza, animata da chi? Da figura ben conosciuta, anche assegnato Galileo Galilei, e sotto le insegne di Galileo Galilei e della scuola che lui riesce a ispirare, ecco, l'Accademia del Cimento, voluta direttamente dalla famiglia granducale e conseguentemente animata proprio da quello stimolo che viene dato appunto dal esempio di Galileo Galilei. E le accademie poi si diffondono come momenti straordinari, l'Accademia della Crusca, che poi con l'Unità d'Italia e la vocazione alla nostra letteratura e lingua ad essere quella dei toscani, ecco che diventa quella che oggi è un'accademia nazionale, per caso gestita dal Ministero. E ecco l'Accademia dei Gergofili, quando l'agricoltura diventa la funzione primaria della produzione, ancora l'industria non c'è, ecco che l'Accademia di Gergofili, presieduta principalmente dal professor Giustin, che ha visto nel professore Scaramuzzi anche il momento drammatico della bomba dei Gergofili, in realtà dal 1753, dal 1753-54 diventa il riferimento perché tutti i grandi imprenditori agricoli si possano anche lì concentrare, trovare quelle innovazioni. Ecco la figura dei Landeschi, Sarmiatese, Landeschi, che lega profondamente la sua opera a quello che è l'opera dei Lambruschini, di Cosimo Ridolfi. E poi pensiamo a una figura che veniva così ricordata, Cosimo Ridolfi da Meletto, non a caso i suoi terreni stanno fra Castel Ferentino, Montaglione, Corazzano, Sarmiato, che è, diventa una figura straordinaria. Firenze sarà ricordato con quella bella statua a cui parteciparono i ministri, i presidenti del Consiglio, per ricordare la sua opera lì in Santo Spirito. Quindi vi è tutto questo humus che genera nel 1822 l'unione delle accademie che esistevano a Firenze nell'Accademia delle Arti. Le opere diventa generalistica, ma contemporaneamente un motore di cultura e di formazione straordinaria, che il libro mette ben in evidenza nei saggi che formano la storia dell'Accademia delle Opere. Nelle opere si incrociano poi gli elementi di forza e di vita della cultura che Sarmiato esprime. Da un lato una cultura fortemente legata a personalità del mondo cattolico, dobbiamo ricordare Nello Micheletti, che ne è stato presidente, ha cominciato a montare tutte le fotografie, perché sposò
lo ricordo anche come persona, fino a quando è morto in un ragazzino, una straordinaria cultura, ma Nello Micheletti che si incrociava con Dirgo Locchio, una delle figure della cultura toscana di più grande e straordinario valore, che con Parigi, con Vercellini e con La Pira viveva un unico senso di comunità, di espressione culturale, che poi portava nell'Accademia degli Micheletti. E pensiamo all'incrocio che si viene a creare con il dramma popolare, con Simone Giglioli ne parliamo sempre, con il sindaco, in fondo pensate a quel messaggio di quando nasce l'Istituto del Dramma Popolare nel 1947, nasce perché Samiato è colpita dalle bombe e con le bombe ecco la vicenda drammatica del Duomo, ma ecco la vicenda drammatica di quello che è la lotta per la liberazione, di persone che ricordiamo ogni anno che nei momenti della liberazione dalla piana alla collina rappresentano un prezzo drammatico pagato da questa città nella lotta di liberazione, dove per mesi si sta intorno alla ferrovia da una parte e dall'altra con i bombardamenti, sembra di essere in quello che oggi vediamo tra la Russia che aggredisce l'Ucraina e che sa solo mandare le bombe di là perché i soldati non ce la fa. E questo fu la caratteristica di questo territorio. E quindi ecco che la bomba non è solo sul Duomo, ma è sul teatro. E gli intellettuali, le persone vive del Samiato del dopoguerra che decidono di fare ancora prima che il teatro rinasca il teatro all'aperto, e quindi sull'argomento religioso, ecco il teatro del dramma popolare, sempre rigorosamente argomento religioso, sempre un momento che porti i grandi registi, ma fin dall'inizio vediamo Strehler e poi la storia del dramma ci porta a vedere il livello che riesce a esprimere questa città attraverso la rappresentazione del dramma popolare sempre ai massimi livelli. E il messaggio era: non abbiamo più il nostro teatro chiuso, lo facciamo all'aperto. Ma vediamo intrecciarsi sempre queste figure che attraverso la diocesi esprime al massimo livello, le figure che animano il teatro popolare, la cassa di risparmio, che non dimentichiamocelo, è una figura così degna come Antonio Guicciardini Salini oggi riesce a esprimere attraverso la fondazione questa storia e questa cultura, ma la cassa di risparmio di Samiato nei suoi momenti più alti è la terza, la quarta della Toscana, nel momento in cui la Toscana è caratterizzata, la seconda, qui viene giustamente sottolineato, nel momento in cui le casse di risparmio animano i capoluoghi di provincia e le città più importanti della Toscana. E conseguentemente in questo intreccio dramma popolare, cassa di risparmio, Accademia degli Ottoletti, ecco l'espressione della massima cultura nell'Accademia che Samiato può proporre. E quindi questo filo di continuità dell'attività dei 200 anni che da un punto di vista scientifico e di innalzamento dei livelli di conoscenza nell'agricoltura come in generale nella manifattura, culturale che per quello che esprime. Io ricordo nel 1025 anni fa, nel 1998, quando Dirgo Locchi mette in campo quella straordinaria mostra su Napoleone che diventa fonte di conoscenza delle radici autentiche di Napoleone su Samiato. L'Accademia di Brienne che lui frequenta dall'età di 11 anni, se il suo padre non veniva a Samiato e con l'aiuto del canonico Filippo non avrebbe raccolto quello che erano le patenti di nobiltà della famiglia una parte, allora buona parte, a Samiato, Napoleone non sarebbe mai potuto entrare in quell'Accademia di Biel cui solo i nobili potevano accedere, e non sarebbe stato a 20 anni il generale a cui la rivoluzione si rivolge perché è unico in grado di dare una forza militare a quello che è la trasformazione che trasforma la Francia ma trasforma l'Europa. A Samiato Napoleone deve la possibilità di costruire il suo percorso. Quella notte del 29 giugno del 1796
che Ildo Lotti ci descrive in quel volume, attraverso quanto attinto nella documentazione dell'Accademia degli Ordinetti e ha saputo poi approfondire negli archivi della storia. Senza quel momento, quella notte, quel racconto che poi Napoleone testimonierà, pagina 88 del Memoriale di Sant'Elena, dove spiega che in quella bella chiacchierata con il canonico Filippo, il suo parente che lo ricollega a Filone Sandiato, lui attinge quelli che sono gli elementi della sua presenza in Italia, nel suo amore e attenzione verso l'Italia. Questa mostra 25 anni fa fu una rivoluzione e il materiale è ancora lì, è la fonte da cui Bilbo ricostruisce il tutto, è quello che c'è nell'Accademia degli Atleti. Io cito questo, ma potrei citare tanti altri esempi di quello che è il substrato culturale che l'Accademia offre a San Miniato, e indubbiamente non ci rendiamo conto che il ruolo di questa Accademia è fondamentalmente pari a quello delle grandi accademie toscane. E naturalmente il tutto sempre in funzione dei rapporti che i vari presidenti potevano nutrire con Firenze e con il mondo dell'Accademia a Firenze, e quindi il dubbio che questi saggi sono molto preziosi perché ci danno lettura di questo filo di collegamento che indubbiamente c'è e che può essere fonte per tante iniziative che in futuro possono nascere dall'Accademia degli Ordinetti. Io sono convinto che la passione, la volontà, la determinazione, il collegamento che trova nel suo maestro di Volocchi, Luca Macchi, potrà offrirci tante opportunità e tante occasioni, perché dal patrimonio culturale e dallo spirito di innovazione che la storia di 200 anni e l'Accademia degli Ordinetti riescono a offrire potrà sicuramente trovare i giusti stimoli. E quindi grazie per il volume, grazie per le presenze, grazie per questo collegamento che è un'Accademia ispirata da un lato alla nascita, ma dall'altra con presenza del patrimonio rappresentato dalla diocesi, e mi fa piacere che Sua Eccellenza, Monsignor Farcosi, oggi sia ben presente qui, perché quello che sono gli stimoli che San Miniato ha sempre offerto in questo rapporto, Accademia, Cassa di Risparmio, Istituto del Dramma Popolare, diocesi, portano a Fondazione Cassa di Risparmio, possano portare a quella capacità di community, di avanzare e prospettare iniziative che illustrano questo profilo di San Miniato come città eccellenza per la cultura in Toscana. E insieme a Simone Giglioli cercheremo di supportare come istituzione questo lavoro che da questo volume può trovare il focus per tanti stimoli che possiamo avere. Grazie. Ringrazio il Presidente Eugenio Gianni, l'Accademia deve ringraziarlo anche per aver accolto nella sede della Presidenza a Firenze la conferenza stampa con la quale abbiamo lanciato, abbiamo messo a conoscenza delle iniziative del programma, no? Di questi punti che andiamo a realizzare per festeggiare questi 200 anni. Quindi grazie per stasera, per essere qui, per aver trovato il tempo di essere qui con noi e di condividere questo momento. Voi mi perdonerete se sono spacciato a parlare, scappo subito, ma di voi non aspetto dalla sera testa. Bene, grazie davvero. Grazie ancora al Presidente Eugenio Gianni. E io volevo fare qualche piccola riflessione sul libro che così minuziosamente il professor Vincenzini ha analizzato, ha sezionato, andando a cercare nelle
pagine, appunto i documenti degli inizi e soprattutto anche questa attenzione che già dagli inizi insomma c'era sulle donne accademiche. Allora, la mia semplice impressione personale è che il percorso lungo, ampio, dei 200 anni dell'Accademia, con come dire, tanti ambiti, no? Quello economico, quello dell'agricoltura, quello della storia, eccetera, abbia come dire, nel tempo un po' contribuito a, come si può dire, a far apparire vario, no? L'intento, l'intenzione degli anni. Ecco, questo anniversario dei 200 anni con la pubblicazione del libro è un po' come un appuntamento che ci ha consentito di ricostruire un volto, una fisionomia dell'Accademia e della sua storia. Ecco, come se appunto mettendo insieme questo volume, no? Prendendo i vari frammenti delle cose, dei documenti, delle cose accadute nell'Ottocento, negli inizi del Novecento, poi dopo più avanti, la seconda parte, eccetera, ecco come se è stata un po' l'occasione per ricomporre questo mosaico, per come dire, dare un insieme unitario appunto all'Accademia dei Protesi. E poi io mi sono accorto anche che mentre scrivevo il mio contributo, che naturalmente il mio contributo è stato sull'arte, gli artisti, le mostre, insomma, promosse dall'Accademia, perché nella prima parte dell'Ottocento c'è più un'attenzione alla letteratura, poi alla storia, poi a un certo punto invece viene fuori proprio l'arte, la storia dell'arte, e vengono fuori anche tante altre iniziative che quasi, come dire, non si conoscono, e anche io sono rimasto, come dire, meravigliato, colpito per apprendere certe cose. Per esempio, due dichiarazioni di due presidenti in tempi diversi, uno è appunto Donnello Micheletti, l'altro è Vilvolotti, che in pubblicazioni, quindi in momenti ufficiali, nel loro intervento scrivono che l'Istituto del Dramma Popolare è nato dall'Accademia degli Utenti. E io, quando ho letto questo sul catalogo, sull'intervento di Donnello Micheletti, sul catalogo della mostra del Cigoli, quindi anche una cosa che poi aveva una risonanza nazionale, sono rimasto un po', perché pur avendo collaborato per tanti anni con il dramma, questa cosa non era mai venuta fuori così chiaramente. E poi un altro presidente negli anni 60 nel catalogo della mostra d'arte sacra della diocesi del 69, Vilvolotti scrive che l'Istituto, si può quindi andare sui cataloghi a trovare queste dichiarazioni, l'Istituto del Dramma Popolare è nato dall'Accademia degli Utenti. Anche questa è una cosa sempre rimasta. E questo mi ha meravigliato ancora di più, perché io, avendo avuto una così familiarità con Dilvo, anche questa cosa, insomma, l'ho trovata scritta, ma è come una cosa sottaciuta. Allora poi mi sono incuriosito e sono andato a vedere che nei primi anni della nascita del dramma, quindi il 47, 48, 49, eccetera, ci sono ammissioni nell'Accademia degli Utenti di Silvio D'Amico, di tanti altri
registi e scrittori che venivano a San Miniato per la rappresentazione dei loro lavori e che facevano una conferenza all'Accademia sotto il nome dell'Accademia degli Atleti e ne ricevevano il diploma di socio onorario molto spesso. Ecco, quindi, come dire, per dire che sì, oltre alle cose sapute, scritte, documentate, eccetera, c'è anche un qualcosa che gli oteleti, o diciamo le persone di San Miniato, eccetera, hanno, come dire, contribuito allo sviluppo delle iniziative culturali della città, ma senza neanche, come dire, accaparrarsene, volersi, come dire, arrogare il merito, insomma, della cosa. Però ci sono, emergono, e nei bollettini di quegli anni c'è sempre una frase nella sezione ultima della vita dell'Accademia, si raccomanda ai soci di agevolare in ogni modo l'Istituto del Dramma Popolare. Cioè, una piccola cosa, no, ma è una piccola cosa che dico perché mi ha sorpreso, perché appunto non ha... Eppure Dico Lotti e Donnello Micheletti sono due dei fondatori dell'Istituto del Dramma Popolare, quindi se lo dicono loro, insomma, qualcosa di vero ci sarà. Oh, quindi ecco, questo mosaico è una cosa naturalmente questa da studiare e da appurare, da documentare, eccetera, però ecco, ci sono queste tracce che possiamo trovare appunto nel libro. Ancora due parole prima di invitarvi a scendere per il rinfresco. Questa è stata la prima iniziativa in programma e quindi il libro pubblicato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio da Edifir e che appunto per i contenuti la responsabilità e la colpa è nostra, diciamo, del Consiglio Direttivo. Per la riuscita grafica i meriti sono appunto della casa editrice. Un'altra, adesso andiamo in vacanza, c'è il luglio, è pieno di iniziative, agosto è un mese, diciamo, iniziativa. A settembre, a ottobre riprenderemo gli appuntamenti cercando, stiamo mettendo insieme, anche confrontandoci con le altre realtà, con la diocesi per il festeggiamento dei 400 anni della diocesi, con il comune, per le iniziative del comune, per trovare delle date appunto dove poter inserire senza le nostre attività, senza sovrapporsi. Saranno delle conferenze, incontri sulle tematiche appunto contenute nel libro, possiamo in qualche modo anticipare, anche se non con la data e il luogo, però alcune tematiche, quelle delle donne e delle a cui appunto del professor Di Bardo, e poi potremmo avere, per esempio, stiamo cercando di mettere insieme una conferenza sullo spazio sacro della città, anche questa tutta da vedere, quindi prendetela con beneficio, insomma, delle variazioni, eccetera. L'unica data certa è il 14 ottobre 2023, quando a conclusione delle manifestazioni di questi nostri festeggiamenti ci sarà un concerto all'auditorium di Piazza Bonaparte
dei maestri Antonio e Sara Galanti. Ecco, una serata, una festa popolare, una festa insomma in amicizia, spero, con tutte le altre realtà culturali, popolari, sportive, eccetera, della, di San Miniato per chiudere questi 200 anni. Voglio ancora dire, citare le accademie, le fondazioni che ci hanno fatto, diciamo, ci hanno mandato i loro rallegramenti per il compleanno dei 200 anni, sono la Fondazione Montanelli, l'Accademia dei Sepolti di Volterra, la Società Storica Ancolese e l'Accademia della Crusca. In sala invece so che sono presenti i rappresentanti della Società Storica Pisana, la Società Storica della Valdelsa, l'Accademia dei Fisiocritici di Siena, la Fondazione Tardo Medioevo, la Fondazione Istituto Dramma Popolare, la Proloco, San Miniato Promozione, Fondazione San Miniato Promozione e la Misericordia. C'è anche il fondatore del Movimento Sciamo, Don Andrea Cristian, che saluto e ringrazio. A questo punto, se c'è qualcuno che ha domande, cose da dire, invito, oppure sì? Sì? Posso? Mi prendo in giro. No, una cosa, un secondino, perché come presidente della fondazione, vedendo queste fotografie, giustamente la storia è grande, ma io faccio riferimento alla storia dell'ultimo periodo che mi è venuto proprio adesso dalle foto. Ho notato che c'è il professor Gamucci e il professor Fagioli quando c'era Spadolini, e credo che sia stato, in occasione di una mostra importante, forse quella come intitolata Le Pupille, il Sole della Luce dei Tempi, dove due volte. Dove quelle furono mostre di importanza enorme, perché insomma avere Medaglio Rosso, che per gli addetti ai lavori, Medaglio Rosso si parla dei primi 5 scultori a livello europeo del Novecento, avere qui a San Miniato non è secondario, tra virgolette, ora farò una cosa forse scandalosa, molto più importante del Cigoli a livello mondiale. Ora noi teniamo molto al Cigoli perché è di qui, ma Medaglio Rosso lo conoscono a New York, il Cigoli non lo so se lo conoscono, ci tenevo a dirlo. Quindi la Carema Terelli ha perpetuato negli anni delle mostre di livello altissimo grazie a personaggi che sono stati presidenti e come il professor Fagioli portato qui all'epoca a San Miniato e poi diventato socio della fondazione. Grazie, volevo solamente dire questo. Grazie. Giustissimo, e appunto questo, come dire, dimostra attraverso la visione di queste immagini, di queste fotografie, poi quanto, ecco, possa essere stato vario. E devo dire che per queste cose, per queste mostre così importanti, c'è sempre stato l'appoggio, direi determinante, della Cassa di Risparmio di San Miniato prima e della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato oggi. Se non ci sono domande, io vi ringrazio tutti e scendiamo appunto per un rinfresco.